Impegno. Minucci. Allora, ci siamo? Sì, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 284, contrari 68, la Camera approva. Allora, adesso ho bisogno dei pareri, quindi chiederei al relatore Tancredi di potermi dare i pareri sull'articolo 8, per favore. Sì, Presidente, anche per l'articolo 8, per i motivi ben noti, il parere su tutti gli emendamenti è contrario. Il parere su tutti è contrario. Sottosegretario Gozzi. Contrario, Presidente. È contrario. Allora, io adesso ho due richieste di intervento. Prima c'era il deputato Occhiuto che chiedeva di intervenire e poi c'è il deputato Capezzone. Prego. Sì, Presidente, io intervengo ora anche per illustrare l'emendamento soppressivo che abbiamo inteso firmare, evidenziando che il gruppo di Forza Italia ha limitato le sue proposte emendative semplicemente all'articolo 8. L'articolo 8 è l'articolo più controverso di questa legge di delegazione, perché è l'articolo che, recependo una direttiva dell'Unione Europea, inserisce nel nostro ordinamento la possibilità per le banche di provvedere a prelievi forzosi sui depositi superiori a 100.000 euro, quelli cioè non coperti dal fondo interbancario. Noi abbiamo limitato le nostre proposte a questo articolo, che riteniamo una profonda ingiustizia, un articolo odioso per i cittadini, per gli italiani. Ieri in discussione